Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. È la settimana per il benessere psicologico in campagna e ci troviamo nella sala consiliare del Comune di Casa Giove. In mia compagnia ci sono le organizzatrici del convegno che si è svolto questa sera, nonché psicologhe del territorio, e abbiamo la dottoressa Clementina Altiero, la dottoressa Annalisa Manfrè, la dottoressa Federica Tessitore e la dottoressa Mariangela Memola. Il tema del convegno era inclusione ed esclusione sociale, l'immagine della donna in una società che evolve. Io partirei con questa prima domanda proprio per la scelta del tema che è stato trattato questa sera. La scelta del tema è stata fatta sulla base di un po' i fatti di cronaca, solo che non abbiamo voluto dare proprio l'impronta di una donna che subisce violenze. Abbiamo voluto accendere una lampadina su quella che è l'immagine della donna, vista un po' anche dagli occhi degli altri, che non è solo una donna, ma è mamma, ha un ruolo anche nella società, tant'è che l'intervista che abbiamo portato come testimonianza voleva essere proprio questo. Quindi abbiamo voluto accendere una lampadina, ma una lampadina positiva, su quella che è l'immagine della donna. Ok, proseguiamo con un'altra domanda proprio a livello informativo per i nostri telespettatori, proprio su cos'è il benessere psicologico. Passo la parola allora alla dottoressa Tessitore. Buonasera. Il benessere psicologico si intende una persona che può vivere ed esprimere la propria soggettività in tutti i contesti, senza avere paura del giudizio, senza avere paura appunto della discriminazione, no? E sentirsi anche accolta dal proprio contesto, e anche per questo abbiamo portato anche una testimonianza di un centro di antiviolenza e dell'importanza di fare rete e l'importanza che il territorio, in questo caso il territorio di Casa Giove, possa essere anche promotore del benessere psicologico. Ok, va benissimo. Proseguiamo con un'ulteriore domanda che io rivolgo all'amica, nonché membro dell'associazione di Vivi Casa Giove, Annalisa Manfrè, sempre a livello informativo. Cos'è allora questa settimana del benessere psicologico? Beh, l'obiettivo è quello di rispondere un po' al mens sana in corpore sano, quindi un individuo che guarda anche al benessere psicologico e si occupa di star bene anche psicologicamente. È un evento che ormai va avanti da 5 anni, infatti proprio con il sindaco ci siamo augurati di rivederci anche l'anno prossimo. L'altra iniziativa della settimana del benessere psicologico è quella degli studi aperti, quindi tutti gli psicologi che aderiscono all'iniziativa per questa settimana, che quindi terminerà domenica, offrono consulenze gratuite ai cittadini del territorio. Ottimo. Per concludere, quindi mi rimane la dottoressa Altiero al mio fianco, parliamo proprio dell'impegno che voi psicologi prestate sul territorio e anche sulle finalità che vi proponete. Sì, allora l'obiettivo che noi psicologhe da questo convegno di questa sera ci prefiggiamo è quella di istituire uno sportello ascolto sul territorio di Casa Giove e di porgere una mano, o meglio un abbraccio terapeutico a chi ne ha bisogno, in modo da istituzionalizzare la figura dello psicologo del territorio a Casa Giove. Grazie. Benissimo. Prima di concludere e di passare i saluti, allora ringraziamo le psicologhe per il lavoro che prestano sul nostro territorio, anche per aver creato questo convegno, e miriamo che il messaggio giunga a più uomini che donne, no? Anche perché siamo 4 donne, abbiamo parlato del tema della donna, ma uomini ce ne sono stati pochi. Quindi facciamo in modo che questo messaggio sia chiaro e giunga a destinazione. E ora con me riserviamo un saluto ai nostri lettori. E ci auguriamo allora di ritrovarci qui per il prossimo anno. Buonasera lettori e lettrici di Vivi Casa Giove, siamo qui nella sala consiliare del Comune in presenza appunto di Silvia Cospito, nonché presidente della Commissione Pari Opportunità. Prego, lascio la parola per il saluto.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Sono Silvia Cospito, la Presidente delle Pari Opportunità della città di Casaggiove e sono felicissima di essere qui questa sera invitata dall'Ordine Psicologi della Campania e dall'amministrazione Russo. Il ruolo della Commissione Pari Opportunità nella città di Casaggiove è un'importanza vitale per la città, che per la prima volta ha il beneficio di godere della presenza di una commissione, dove io sono presidente e insieme ai membri della commissione, tutte persone qualificate e persone che hanno comunque, al di là dei valori umani e le competenze, hanno anche la professionalità, e quindi di conseguenza possiamo apportare beneficio alla città di Casaggiove qualora ci fossero delle problematiche da affrontare e risolvere. Ecco, spiegato tutto ciò, volevo chiederle cosa ha appunto significato per lei questo ruolo in tale commissione, personalmente intendo. Diciamo che è stato per me un'emozione grande e una commozione, in quanto, se posso esprimermi in questi termini, sono e vivo una società casaggiovese dove da molti anni frequento come interprete di espressioni sociali e lavorative. Come ho detto anche altre volte, sono membro di un ufficio catechistico disabili diocesano, sono un'educatrice e una catechista nella città di Casaggiove e parrocchia di Santa Croce, nonché un'operatrice sociale e sanitaria sempre della città di Casaggiove, per cui le realtà e le problematiche sono sempre stato dentro di me un fiore all'occhiello per poterlo poi transitare in benessere per tutti coloro che in effetti hanno chiesto il supporto e l'aiuto. Quindi questo ha valorato ancora di più e dato a me un input positivo all'ennesima potenza, e quindi la felicità è stata massima. Dobbiamo anche ricordare alla città di Casaggiove che io sono stata adottata, non sono una cittadina casaggiovese. Ah, ecco, quindi. Sì, questo mi ha dato ancora di più la forza per esternare e dar sì e far capire alla città di Casaggiove e ai cittadini casaggiovesi che dentro di me ci sono valori forti ed enormi per poter affrontare qualunque problematica e risolverla. Quindi diciamo che si è fatta sentire a 360 gradi in questa città e noi ne abbiamo piacere e ne siamo onorati. Ecco, un'ultima domanda che volevo porle: quali sono state le difficoltà che ha incontrato questa commissione proprio in ambito territoriale? Ecco. Dunque, diciamo che la prima difficoltà è stata quella di farci conoscere, di presentarci, perché diciamo che tutti abbiamo le conoscenze, tutti sappiamo, tutti abbiamo studiato, però alla fine la domanda che ci veniva sempre posta, da giovani e meno giovani, per carità, era quella, e anche ad oggi: ma chi siete? Cosa fate? Ci date il posto di lavoro? Quindi voglio dire, la nostra prima difficoltà è stata quella di farci conoscere nel vero senso della parola, cioè spiegare chi sono i membri, in questo caso le signore, le componenti della commissione, e qual è il loro ruolo. E quindi è stato questo il nostro primo passaggio, con dei convegni organizzati con l'amministrazione. Ci siamo fatti portavoci di tutto ciò che noi dentro avevamo e volevamo esternare e far conoscere a tutti i cittadini di Casaggiove chi è realmente la Commissione Pari Opportunità. E noi cittadini di Vivi Casaggiove siamo davvero onorati di avere sul nostro territorio una presenza come la sua, ecco, così forte e così valida. La ringrazio e un saluto a tutti. Grazie, grazie a voi, grazie dell'interesse e grazie voglio esternare un mio pensiero per il presidente Enzo Santoro, il quale è un amico da sempre, sia mio che della mia famiglia, amico di mio figlio. Quindi ecco, questa sera non vederlo qui è stato per me un momento un po' particolare, cioè
un saluto particolare, fraterno, che magari giunga attraverso voi e che presto sia, ecco, nella sua pole position con la presenza e soprattutto con la sua carismatica professionalità. Grazie a tutti. Grazie a lei. Arrivederci da Vivi Casaggiove. Buonasera amici e amiche di Vivi Casaggiove, siamo nell'aula consiliare del Comune di Casaggiove per la quinta edizione della settimana del benessere psicologico. Ai nostri microfoni il sottufficiale Manfred. Allora, maresciallo Manfred, la prima domanda è: la sua avventura nei Carabinieri, quando è iniziata? Innanzitutto grazie dell'invito. Mi sono arruolata nel 2003, sono stata tra le prime donne, eravamo circa un centinaio all'epoca. Oggi invece siamo quasi 2000, ricopriamo ogni grado. Quando mi sono arruolata sono stati formati prima gli ufficiali e come me i marescialli per poter poi fare da guida alle nuove leve. Ora invece ricopriamo tutti i gradi, siamo quasi in tutti i reparti ed esclusione ancora dei battaglioni che fanno interventi di ordine pubblico. E siamo quasi 2000 oggi. Bella domanda, quindi belle risposte date dal maresciallo Manfred. Maresciallo, l'importanza della donna nelle forze armate? È stato un cambiamento molto importante, l'arma dei carabinieri è stata per quasi 200 anni prettamente maschile, quindi diciamo abbiamo dato un grande, un importante cambiamento. E eravamo attese, la Polizia di Stato aveva le donne già da un po' di anni, quindi la nostra presenza aiuta di più ad avvicinarsi ai cittadini, ad avvicinare soprattutto quelle donne che hanno dei problemi che prima si vergognavano a parlare con gli uomini, quindi adesso abbiamo soprattutto un contatto con il sesso femminile e con i minori, però come ho già detto ricopriamo qualsiasi ruolo. Maresciallo, si parlava di violenza, si parlava dell'importanza della donna, un'ultima domanda, questa disparità tra uomo e donna esiste ancora nelle forze dell'ordine? Nelle forze dell'ordine no. Noi siamo state inserite gradualmente proprio per innanzitutto per un problema infrastrutturale, perché dovevano essere appunto creati gli alloggi per le donne sia nelle scuole sia nei reparti operativi, e poi anche per abituare un po' alla volta l'ambiente che è stato prettamente maschile a questa nuova presenza. Siamo state accolte benissimo, non ci sono state mai differenze e lavoriamo veramente in grande collaborazione con i nostri colleghi uomini. È andato molto bene fin dall'inizio. Ormai siamo in tanti, ormai ci siamo perfettamente integrate e quindi differenze non ce ne sono. Allora, un saluto agli amici e alle amiche di Vivi Casaggiove dal maresciallo Manfred. Io sono originaria di Casaggiove, per cui pur non abitando a Casaggiove è qui il mio cuore, sono qui i miei amici di sempre e per cui un saluto veramente con grandissimo affetto a tutti i casaggiovesi e vabbè, io mi considero sempre casaggiovese anche se non sono qui, però insomma la mia vita comunque ruota qui, ho ancora i miei genitori qui, i miei parenti qui e quindi è molto facile quasi tutti i giorni vedermi per le strade di Casaggiove. Allora, noi salutiamo gli amici e le amiche di Vivi Casaggiove e ringraziamo il sottufficiale Manfred per queste bellissime parole. Grazie maresciallo. Grazie a voi. Buonasera amici e amiche di Vivi Casaggiove, siamo nell'aula consiliare del Comune di Casaggiove in occasione della quinta edizione della settimana del benessere psicologico. Siamo con la dottoressa Daniela Monfreda, rappresentante dell'associazione Noi Voci di Donne. Allora, dottoressa Monfreda, quando è iniziata la sua attività in questa associazione? Buonasera, io ho incominciato a lavorare per il centro antiviolenza nel 2005 più o meno, però in realtà l'associazione esiste da molto, creata dalla presidente Pina Farina, che per il momento oggi non c'era, voglio dire, quindi ha mandato me come referente, come rappresentante del centro. Noi Voci di Donne nasce intorno al 2000 come associazione per la parità di genere, per la lotta alla discriminazione e per la lotta per la conquista dei diritti delle donne in realtà, e come centro antiviolenza nasce qualche anno più tardi, dopo diciamo la nascita della legge sullo stalking, la 612 bis, con l'apertura anche delle istituzioni, no, a questo nuovo tipo di centro di ascolto per le donne, perché la problematica della violenza è così frequente, così viva anche a livello territoriale, non solo nazionale, che si è vista la necessità di costituire questi centri antiviolenza.
Diciamo l'importanza quindi è molto fondamentale di questi centri. Sì, fondamentale perché in realtà i numeri parlano chiaro sia delle vittime di violenza ma che del femminicidio stesso ogni giorno, no? Basta accendere la TV e si sente di donne maltrattate, addirittura uccise per mano di uomini che poi sono mariti, fidanzati, conoscenti, comunque persone con cui hanno una relazione sentimentale o un qualsiasi tipo di relazione, ma in realtà sul nostro territorio è molto forte, nonostante ci sia un sommerso, un non detto, donne che non chiedono aiuto, donne che non parlano con nessuno per paura, per timore, e il ruolo dei centri antiviolenza è in prima istanza quello di far emergere questo non detto, questo silenzio, e far capire alle donne che ci sono dei luoghi sicuri in cui chiedere aiuto, ai quali rivolgersi, ma soprattutto dove comunque gli viene garantita la sicurezza a 360 gradi dal punto di vista legale, psicologico, anche con la rete, no, istituzionale, con le forze dell'ordine, l'abbiamo detto durante i vari interventi che sono stati fatti, e quindi io invito tutti, magari anche chi non si occupa di violenza di genere, a far passare il messaggio ai comuni stesso che comunque è possibile chiedere aiuto ed è possibile uscire dalle situazioni di violenza. Quindi l'impegno deve essere assiduo. Un'ultima domanda, dottoressa, in terra di lavoro è diffusa questa attività? L'attività di ascolto o diciamo di ascolto. Ok, l'attività di ascolto è diffusa, ci sono diversi centri antiviolenza, diversi dal nostro, ognuno opera con un proprio metodo, con un proprio protocollo, ci sono molti centri d'accoglienza, quindi le donne possono essere allontanate fisicamente da casa e dalla situazione pericolosa, e per questo invito, no, a far parlare, a dire alle donne che possono fidarsi di qualcuno. E come fenomeno, è un fenomeno molto sentito, noi qualche anno fa, ma in realtà i dati ancora non sono stati pubblicati, a breve saranno pubblicati, abbiamo comunque svolto una ricerca per vedere a livello territoriale, quindi casertano e provincia, l'incidenza del fenomeno. I dati sono allarmanti, non solo per le persone che hanno detto anonimamente tramite un questionario di essere vittime o almeno una volta nella vita di aver subito un qualsiasi tipo di violenza o discriminazione, ma in realtà quello che spaventa è la disinformazione, perché nonostante se ne parli, in realtà non tutti sono informati e non tutti riconoscono quali sono i segnali della violenza. Quindi invito anche voi, media, le televisioni, i giornali, a parlarne, in modo che, voglio dire, chi più di voi, no, ha la possibilità di arrivare a un pubblico vastissimo. Io accetto volentieri il suo invito e faremo una notevole diffusione su questa tematica che è molto importante. Allora ringraziamo la dottoressa Monfreda. Un saluto ai lettori di Vivica Saggiore. Grazie a te per l'intervista. Io ti ringrazio tantissimo, siamo giovani quindi ti do del tu. E salutiamo gli amici di Vivica Saggiore. Ciao. Buonasera, grazie.